Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare dei prodotti finiti, prima parte, se il video vi piacerà, di luglio. Bene, iniziamo. Saranno prodotti finiti di cibo soprattutto, ma anche prodotti per la casa e via dicendo. Allora, la prima cosa che mi viene qua è questo pacchettone di patatine fritte che ho preso nel negozietto qua sotto casa, mi sembra. Sì, perché non c'è scritto né Lidl né Eurospin, quindi penso di sì. E niente, erano 2,5 kg, ce l'avevo tipo da dicembre e ho deciso Simba. Eccoci Simba che mi ruba le cose. Vieni Simba, vieni, fai vedere che sei un piccolo ladro che rubi tutto. E niente, ce l'avevo da dicembre e ho deciso di farlo fuori perché era veramente da troppo in freezer. E c'è scritto che in realtà si può fare nella friggitrice, ma io le faccio sempre in forno perché rimangono più leggere. E comunque gli ingredienti non mi sembrano tanto male, perché patate fritte precotte in olio di semi di girasole, ingredienti 96% patate e 4% olio di semi di girasole e basta, quindi non hanno neanche troppissimo olio. Sì, ci sembra che vuole implodere. Ciao ciao. Va bene, non mi rubare niente. E quindi io le approverei queste. Costavano poco e hanno fatto il loro lavoro. Sono qua con il sacchetto della plastica e via. Poi, questi hamburger di macinato di bovino presi alla Lidl. E ho trovato in offerta due hamburger a 2,44 euro. No. No, scusate, questi non sono gli hamburger, è il macinato di bovino, infatti c'è uno, troppo. È il macinato di bovino, scusatemi. Macinato di bovino adulto, scusate, mezzo chilo, 2,44 euro era in offerta alla Lidl. Questo buono, lo faccio anche bollito senza niente per Simba da aggiungergli nelle crocchette perché non mi fido troppo a comprare la carne in scatola, quella per cani. E niente, preferisco farla io, tanto la faccio, ne faccio mezzo chilo, poi la surgelo e man mano gliela scongelo e gliela do. A lui piace, non costa troppo e preferisco così dargli la carne normale. E niente, questi. Poi, eccoli qua, gli hamburger di bovino adulto scottona. C'erano due hamburger, anche questi in offerta. Pagati 1,32 euro due hamburger. Io faccio così, quando alla Lidl o all'Eurospin trovo offerte sulla carne, ne prendo un bel po', magari 10 pacchi, quindi ce l'ho da mesi, e li surgelo e man mano li faccio e sono buoni. Questi anche questi approvati, la carne della Lidl mi piace. Poi, queste ciliegine di mozzarella della Land, che sono quindi dell'Eurospin. Bah, senza infamia né lode, mozzarella normale, non eccelse, Simba, basta, non eccelse, però il prezzo è buono, quindi senza infamia né lode, sono 250 grammi, quindi dai, le ricomprerò forse. Poi mi capita qui sotto mano un prodotto che ho messo qua perché ho paura sbrodolasse, questo qua per la lavatrice della Lidl, questo super 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 bocciato perché veramente lo mettevo nei panni e a volte dovevo rilavarli perché non sapeva assolutamente di lavanda, anche se hanno usato così sembrerebbe quasi buono l'odore. Poi in realtà Simba, scusate, sto smontando tutto, poi in realtà non lasciavo odore, quindi così. Bah, non lo ricomprerei per niente. A volte devo pure rilavare i panni. Quindi. Scusate un attimo, arrivo perché il mio cane ha fatto un casino. Ok, poi, sempre per la lavatrice, questo Napisan in polvere, vecchissimo. Ho deciso di finirlo e preferisco quello liquido. Fa lo stesso effetto di quello liquido, certo. Però a volte rimangono i grumi, insomma. No, no, ne preferisco altri. Bene, poi è finito. Dividiamo carta e plastica e tutto. Poi, qua c'erano i pomodorini datterini. Questi qua mi sembra presi all'Esselunga in offerta a meno di 90 centesimi. Buoni, buoni, Esselunga sempre.
A me piace la verdura dell'Estelunga, si mantiene di più, è più buona, niente da fare, costa di più, però in offerta a volte prendo qualcosina. Invece qua, questi qua erano i pomodorini Pachino IGP presi da Eurospin. E buoni anche questi, solamente che dopo 2 o 3 giorni già iniziano a fare un po' di muffa. Poi questi fiocchi di latte della Land, presi anche questi Eurospin, buoni, questi mi sono piaciuti, sono una confezione, ne ho prese e li riprenderò sicuramente, quindi questi sono promossi. Poi questo cioccolato al latte, cioccolato finissimo al latte, scusate, si è un po' macchiato perché col caldo si è un po' sciolto. Questo l'ho trovato in offerta alla Carrefour, buono, cioccolato normale, buono, meno di 1 euro, quindi approvato. Poi, arrosto di tacchino affettato, questo buono, lo prendo sempre, prezzo conveniente, da Eurospin. Ci sono dentro 100 grammi, costa 1,20 euro, 1,30 euro mi sembra, buono, lo riprenderò, buono. Ce ne saranno altre confezioni di sicuro. Poi, questa qua è la carne lessa, cioè per intenderci la Simmental, sempre presa da Eurospin, anche questa è buona, gusto è buono, ci sono dentro 215 grammi, questa è la scatola grande, poi ci sono anche le scatole piccole, buona, la riprenderò, prezzo accettabile. C'è Simba che continua sempre a fare lo spazzino, basta, via. Poi, questi qua erano dei mirtilli, ecco, mi è grondata dell'acqua che era rimasta dentro. Va bene, perché l'avevo lavato ovviamente. Mirtilli li trovati sempre in offerta all'Esselunga, ne ho prese 3 confezioni, una ce l'ho ancora in frigo, a meno di 1 euro per 125 grammi, i soldi frutti di bosco costano molto di più, li ho presi, buonissimi, questi apprezzati. Simba, basta. Saluta un attimo che poi noi ce li mettiamo tranquilli. Ok, Simba l'abbiamo un po' tranquillizzato. Poi questi funghi champignon presi mi sembra alla Lidl, buoni, buoni, questi li riprenderò sicuramente, sono buoni, li faccio semplicemente in padella senza niente, buonissimi, anzi un po' di prezzemolo ci metto. Poi, un'altra confezione di arrosto di tacchino, un'altra di arrosto di tacchino e un'altra di arrosto di tacchino, sempre quelli dell'Eurospin, buoni. Poi, sempre della stessa marca, però quella di prosciutto. Anche questo è buono, solo che ha un bel po' di grasso, io lo taglio prima perché ce n'è un po'. Quindi buono, ma ovviamente è più buono quello preso al banco fresco. Però anche questo prezzo accettabile, quindi lo prendo spesso. Poi, una quantità indefinita di bottiglie di tè zero alla pesca, buonissimo, sempre al tè normale, sempre preso da Eurospin, costa poco. Ha 0 calorie, oppure una caloria forse. Sì, una caloria per 100 ml, quindi proprio niente. Freddo e buonissimo, lo ricomprò sicuramente. Poi, un'altra confezione di carne lessa, buona. Poi ho finito quest'acqua micellare della Sien, quindi della marca di skincare, eccetera, della Lidl. Questa qua non mi è piaciuta per niente. Non strucca, soprattutto gli occhi non li strucca. Va bene se la mattina anziché lavarvi la faccia voi usate l'acqua micellare per rinfrescarvi, altrimenti per togliere il trucco per me è completamente bocciata. Per togliere un minimo di trucco ce ne voleva 4-5 dischetti. Quindi per me è completamente bocciata. Bene, mai più, mai più. Poi questi fagioli rossi presi da Eurospin, molto buoni, li ricomprerò sicuramente, prezzo buono. Ovviamente, quindi lo riprenderò sicuramente. Poi, un'altra confezione della Simmental, chiamiamola così. Poi, un'altra confezione dei mirtilli presa all'Esselunga in offerta, perché ne ho prese 3. Questa era la seconda che dovevamo trovare. Mettiamo un sacco della plastica. Poi, vari yogurt, questi qua 0,1% di grassi, a vari gusti perché vendono la confezione con i vari gusti, qua c'è fragola, ananas e pera, questi qua buoni, presi alla Lidl, buoni, prezzo buono, sono buoni, hanno i pezzi di frutta interi, quindi li riprenderò sicuramente. Ok, poi. Finito anche per la lavatrice il coccolino, questo qua è buono, però preferisco quello concentrato, è l'ammorbidente ovviamente, preferisco quello concentrato,
perché ne basta di meno e niente, è più comodo, questo è veramente grande, nei mobili occupa spazio, quindi preferisco quello concentrato, però è buono. La bombina da coccolino mi piace. Bene, partiamo sempre qua. Poi, varie bottiglie di Coca Zero, anche questa buona, per 100 ml 0,4 kcal. Non bisogna ovviamente neanche esagerare con questa, però quando vuoi una bibita un po' diversa, senza 10.000 calorie a bicchiere, secondo me è un'ottima scelta, come anche il tè zero. Ok, poi questo qui che è il grana padano DOP, il pezzo grande, l'ho tagliato a cubetti, ce l'ho nel frigo, la confezione l'ho tolta, quindi ve ne parlo adesso, tanto l'ho già assaggiato. Questo qua erano 0,836 kg, pagato 8,35 euro, perché veniva a 9,99 euro al chilo, molto buono. Non è quello stagionato, è quello un po' più morbido di grana padano, però adesso faccio vedere al contrario, però è buono, anche questo qua preso da Eurospin, buono. Ok, poi ho terminato ovviamente un pacco di assorbenti, questi qua della Lines, io uso quelli blu perché non mi bastano, gli altri, quelli verdi o quelli viola non mi bastano, quindi uso questi blu anche di giorno. E niente, è l'unica marca che riesco a mettere perché ho provato anche delle altre marche meno costose, ma mi macchio e niente, sono le uniche che riesco ad usare, questi qua della Lines. Fatemi sapere voi se avete trovato qualche altra marca valida che tenga come questi qua della Lines, ma che costi un po' di meno, perché questi costano veramente tanto. Io li prendo solo quando sono in offerta e ne faccio scorta. Quindi fatemi sapere, vi prego, qua sotto nei commenti se voi conoscete qualcosa di un po' più economico. Ok, poi un'altra confezione di prosciutto, questo qua dell'Eurospin, buono, però con quel filo di grasso. Poi questa, la ricotta, questa qua della Land, quindi della marca dell'Eurospin, molto buona, ha anche solo 6 grammi di grassi, quindi è buona. La ricomprerò sicuramente, ne ho altre già 4, 3 o 4 confezioni in frigo. Buona. Poi ho finito queste salviettine per Simba, prese nel supermercato qua sotto casa, buone, hanno un buon odore, anche se sono di un'altra marca, che poi vi parlerò più avanti nei prossimi prodotti finiti. Sì, hanno proprio un buon odore, sono di pulito, le salviette sono belle grandi, belle imbevute, con una salvietta lo pulivo tutto, perfetto, perché ancora non si può fare il bagno, quindi io uso queste quando metto le zampe a terra, perché sale sul letto. Quindi pulisco tutte le sere le zampe prima che salga e funzionano bene. Poi ho finito varie brioche di queste qua della misura Privolat al cioccolato, poi c'è anche alcune all'albicocca, non so se le ho tenute. Comunque mi piacciono molto quelle della misura, hanno ingredienti top, pochi zucchero, questa non aveva addirittura il latte, molto buone. Mi sono anche state consigliate la dietologa, quindi approvatissime, anche se il prezzo comunque è più elevato ovviamente delle brioche normali. Poi confezioni di queste patatine qua, questi due gusti. Questo qua è chili lime, quindi peperoncino e lime. Ah no, anche questo peperoncino e lime, c'è anche un altro gusto, ma forse non ho tenuto il barattolo. Comunque buoni tutti e due i gusti che c'erano, presi nella settimana americana della Lidl, buone, buone. Poi, un'altra bottiglia di tè alla pesca, buono, adesso dentro c'era un po' d'acqua perché lo usavo come bottiglia dell'acqua, buono. Poi ho finito un pacco di fazzoletti di questi qui della Tempo, sono i miei preferiti, costano un po' di più, però se te li dimentichi in tasca e poi metti il vestito a lavare in lavatrice non si disparge, non si... Insomma, non si fa in mille pezzetti che poi si appiccicano i vestiti e non si tolgono più, quindi mi piacciono. Adesso magari proverò un'altra marca un po' meno costosa, però vediamo. Comunque questi super approvati. Poi, riso nero integrale, questo qua preso nel supermercato sotto casa, non mi è piaciuto perché per i miei gusti
rimane molto molto duro, anche se l'ho fatto cuocere più del tempo che ci sto qua. Io l'avrò fatto cuocere almeno 60 minuti, cioè 60 minuti facendo un risotto, non bollito. Non mi piace, non lo ricomprerò più, a meno che non piaccia al mio ragazzo e lo vuole lui, però a me non piace perché rimane veramente duro, 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 duro. Poi, vari dessert, questi qua al cacao, questi qua, non mi ricordo se l'ho presi o alla Lidl o all'Eurospin, comunque buoni, costano meno dei budini, sono uguali ai budini, mi sono stati consigliati anche questi la dietologa, approvati. Super, super approvati. Poi, altre confezioni di affettato, arrosto di tacchino, arrosto di tacchino, prosciutto, buoni. Buoni, buoni, buoni. Poi, ho usato questa maschera qui della Garnier, purificante, sono quelle in tessuto, mi piacciono tantissimo, costano un po', quindi di solito prendo marche un po' più economiche per le maschere. Però, insomma, buona, 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 molto imbevuta, per farsi una coccola, secondo me, perfetta, buona. Poi, ne ho finita anche un'altra, sempre della Garnier, questa qua però è idratante, l'altra era purificante, ma anche se quelle in tessuto sono tutte idratanti perché non si seccano sulla pelle. Anche questa buona, l'avevo trovata in offerta, avevo trovato, mi sembra, se ne prendevo due me ne regalavano una, quindi adesso ne ho un'altra che devo ancora usare, sempre della Garnier, quella però è verde, questa nera, azzurra e poi c'è quella verde, mi sembra. Buone, se le trovo in offerta le prendo, perché mi piacciono. Poi, ho finito questi dischetti struccanti di cotone, che non mi ricordo onestamente dove ho preso, comunque o nel negozietto sotto casa oppure ho la Lidl Eurospin, però penso più all'Eurospin o al negozio sotto casa. Buoni, io mi trovo bene con tutti i dischetti, questi non sono troppo fini che si spaccano ogni volta che provate ad usarli. Preferisco quelli grandi, però per comodità prendo questi. Insomma, sarebbe meglio usare quelli che poi si inalano in lavatrice per consumare meno plastica e meno rifiuti indifferenziati come sono i dischetti, eh. Però non ho ancora fatto questa scelta, ci arriverò pian piano. E niente, mi sono piaciuti. Poi, varie confezioni, un paio mi sembra, ne ho tenuto solo uno, di pan bauletto. Questo qua classico, il pane bianco in cassetta, comprato all'Eurospin, non sono sicura. All'Eurospin è buono, mi piace, la mattina lo uso sempre perché mangio il pane con della ricotta sopra, perché tutto mi è stato indicato ovviamente dalla dietologa, oppure lo mangio con un uovo, se voglio fare la colazione salata la faccio con questo pane, buono. Poi perché le fette sono più o meno il peso che devo mangiare io a colazione, una fetta e un pezzettino mi bastano. Poi ho provato questa maschera presa al DM, se non avete visto il video vi mostro gli acquisti di DM, andatelo a vedere, secondo me è molto interessante perché ci sono prodotti per skincare a prezzi imbattibili a mio parere, perché due maschere peel off così, quindi c'era questa e un'altra maschera insieme, a meno di 1 euro, 89 centesimi o 99 centesimi. Mi è piaciuta tantissimo perché quando si asciuga si toglie facilmente e ha solamente un odore un po' forte e non dovete andare per niente vicino al contorno occhi perché altrimenti iniziano a lacrimarvi e non finisce più, però è buona, la ricomprerò. Mi è piaciuta perché di solito le maschere peel off costano di più, invece questa ha un prezzo buono e mi è piaciuta. Poi, un altro yogurt all'ananas di quelli che vi dicevo della Lidl, buono. Questa passata di pomodoro presa come si chiama? All'Eurospin, buona, molto più buona questa di quella nel contenitore di carta, buona. Questo il vetro da parte, lo stavo già mettendo nella plastica perché ero abituata a buttare, invece no, vetro. Questa qua c'era dentro una robiola presa, vediamo se ho la carta, no. Devo avere, ah, eccola qua. Ok, si era solamente staccata. La robiola, presa anche questa qui all'Eurospin, molto buona, mi piace, la riprenderò sicuramente. Questa sì è plastica. Poi ho consumato questo che in realtà ho comprato in un ristorante di sushi all you can eat, che ha tutte queste bevande che costano intorno a 1,20 euro, 1,50 euro, che è parecchio, perché ce n'è dentro
quanto ce n'è dentro. 320 ml, c'è proprio poco, neanche mezzo litro. Comunque, questo qua ha i licis. Questo è il lici, buonissimo. Se sapete dove comprarlo, vi prego, ditemelo perché è buonissimo. Con i pezzi interi, buonissimo. Vado in quel ristorante solo per queste bibite. Buonissimo. Buonissimo. Andiamo avanti con gli ultimi prodotti. Crema alla vaniglia, che è sempre un budino preso questo qua alla Lidl, mi sembra buono. È un classico budino, buono. Poi un'altra confezione di fagioli rossi, buoni, presi all'Eurospin, come quelli di prima. E per finire, questo deve averlo mangiato Simba, sicuramente. Comunque era il ragù della Star, questo qua con speck. Li ho trovati alla Carrefour, ne ho presi di vari gusti perché erano in offerta molto poco, due latte così a 1,20 euro mi sembra, quindi ho deciso di prenderli, buoni, 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 sì. E niente, mi sono piaciuti e giusuri. Ok, quindi questo era tutto per la prima parte del mese di luglio perché volevo farlo a fine mese, però già così verrà un video di più di 20 minuti sicuramente. Quindi ho pensato di dividerlo in due, ne faccio uno a metà mese e uno a fine mese, ovviamente se vi piace. Se vedo che questo video non vi piace tanto, non terrò più questa rubrica. Quindi fatemi sapere qui sotto o lasciandomi un like se questo video vi è piaciuto. E ricordate di iscrivervi al canale e se volete mi trovate anche su Instagram come alicelatte-basso. Grazie per aver visto questo video, ciao bellezze!